Alberto Vignali, vicepresidente di qualche anno fa della Lega Canottaggio, responsabile dal 2015-2016, che ha fatto il testo, ha messo a posto il testo unico del regolamento. Con te, Alberto, vorrei, poi ha tanti altri carichi, se ne vuoi dire qualcheduna, la puoi dire te, visto che ce n'è tante, ex giudice arbitro proprio della Lega Canottaggio. Ecco, con te oggi vorrei parlare di regolamento. C'è stato il ricorso del Canaletto che hanno fatto per l'arrivo. Cosa c'è, visto che c'è stato questo cambio di regolamento? Hanno fatto bene o non hanno fatto bene? Com'è praticabile? Nel senso, il regolamento è stato letto bene, letto male? Cosa è successo? E intanto possiamo dire, intanto buongiorno a tutti quanti. Possiamo dire che il regolamento del Paese del Golfo è un regolamento molto complesso perché tratta di un'attività fra le più complesse dell'ambito sportivo. Non è vero che è un regolamento semplice, anche dal punto di vista tecnico è molto preciso e richiede anche una competenza per la parte tecnica particolare perché ha dei termini marinareschi come quello di falchetta, che per anni è stato, diciamo così, giocato come ognuno pensava che fosse. In realtà è un termine tecnico molto preciso, e quindi bisogna sapere di cosa si sta parlando, quando si parla anche di marineria e di termini tecnici. Per questo che il regolamento del Paese del Golfo, nel momento in cui c'è stato il passaggio dalla federazione, io sono anche un ex arbitro federale, e alla Lega Canottaggio ha avuto bisogno di una riorganizzazione e siamo arrivati alla creazione, diciamo attorno al 2009, del testo unico dei regolamenti del Paese del Golfo che uniformasse tutti gli standard. Non vuol dire soltanto prendere dei regolamenti e fare copia e incolla e metterli sullo stesso formato, ma occorre utilizzare le stesse parole. Quindi, se un termine si usa nel regolamento di gara, va usato nel regolamento di giustizia e disciplina, così nel punto tecnico non si può avere una terminologia o delle attribuzioni diverse, deve essere scritto nella stessa lingua, con le stesse parole, con lo stesso standard, in modo che non ci siano contrasti, e non è facile. E abbiamo fatto un bel lavoro all'epoca e abbiamo scritto un regolamento che oggi è la base dell'attuale regolamento, del testo unico dei regolamenti, che viene ogni anno aggiornato dalle borgate tramite la Lega Canottaggio. Ma di base è il progetto che abbiamo fatto chiuso nel 2009, cioè un testo unico di regolamenti dove le parole sono importanti. E oggi siamo, vedo che si discute su dei termini tecnici, tipo quello, la differenza che c'è fra inappellabile e insindacabile. Beh, è Ma una ti devo delle chiedere. diatribe di queste ultime giorni e c'è un motivo perché nell'articolo 78 del regolamento di gara si parla di insindacabile, mentre nel regolamento di giustizia e disciplina, quando si parla della decisione della commissione d'appello, si parla di inappellabile, sono due cose completamente diverse. Cioè, non furono scelte delle parole a caso, ma furono scelte delle parole perché volevano dire concetti diversi. C'è un motivo per cui si scrive una regola. Nel caso, che poi mi è stato chiesto anche da tanti, del perché si è detto che la decisione del giudice di arrivo sui singoli arrivi è insindacabile quando ratificata dal giudice arbitro, beh, bisogna anche capire perché si è scritta questa regola e che cosa vuol dire questa regola. Non è scritta a caso, non si è fatto il punto F dell'articolo 78 a caso, c'è un motivo e vuol dire una cosa ben particolare questa cosa. Ecco, entrando nel merito, però, Come sapere che cosa vuol dire? sì, È una cosa molto semplice. anche Allora, per chi non è esperto di palio, è giusto. la spieghiamo in maniera molto semplice. La giuria è composta da un giudice arbitro che in quel momento è il padrone assoluto della verità, colui che decide e che chiude il verbale e nel verbale mette ciò che è stato deciso. Quindi il giudice arbitro è quello che decide su tutto. Ovviamente il giudice arbitro non è ovunque in ogni luogo e non può essere in grado di vedere ogni cosa e quindi si deve affidare a uno staff con dei compiti particolari. E vi sono dei membri di
questo staff che sono, diciamo così, non indispensabili in tutte le gare, vi sono dei membri che sono invece indispensabili e fissi in tutte le gare. Uno di questi è il giudice di arrivo. Cosa fa il giudice di arrivo? Fa solo una cosa: è nell'unica persona che è nella posizione prestabilita per vedere qual è la linea di arrivo, che è diversa dalla linea di allineamento. Quindi sono due cose diverse. Giudice di arrivo, chiunque sia a ricoprire quel ruolo, anche fosse il giudice arbitro, è l'unica persona che ha la visuale su quale sia la linea di arrivo prestabilita. Poi su come si stabilisce la linea di arrivo è un altro discorso. Quindi lui è l'unica persona che vede in quel momento l'arrivo. Chiunque altro della giuria, qualsiasi sia il suo ruolo, qualsiasi sia la sua posizione, non può avere la stessa visione, che è preconfezionata da delle scelte di posizionamento, del giudice di arrivo. Per questo è insindacabile il suo giudizio. Perché? Perché quello che vede lui, gli altri non lo possono vedere. E a priori viene stabilito dal giudice arbitro e dal giudice di arrivo, che possono essere anche volendo la stessa persona a ricoprire lo stesso ruolo, ma generalmente al padre non è mai così, quali sono le cose da vedere, i punti fiduciari e qual è la linea di arrivo da scegliere. Il giudice di arrivo poi nel palio lavora più econometristi e sovraintende il lavoro dei econometristi, perché ci sono anche degli standard di protocolli di lavoro che la Lega Canottaggio che applica. Quindi quello che vede il giudice di arrivo è l'unica cosa che conta. Quello che vedono gli altri giudici, che magari sono posizionati su una linea parallela, magari hanno il gommone che scorre sulla linea di arrivo, magari hanno il gommone che scorre rispetto a acqua 1, dove può essere il giudice di arrivo, a acqua 13, dove passa la parte opposta. Loro non hanno la visuale prestabilita. Il fatto di questo giudizio del giudice di arrivo sull'ordine dei singoli arrivi sia insindacabile è perché nessun altro giudice deve avere o ha la possibilità di commentare o di mettere parola su quale sia l'arrivo, che viene deciso che l'unico che lo vede è quello. Ovviamente poi deve essere ratificato, come tutte le decisioni della giuria, da quello che comanda e decide, che è il giudice arbitro. Quindi non c'è modo per gli altri giudici di stabilire, neppure econometristi, il giudice di virata, quello che è posizionato, non lo so, in una posizione comoda in acqua 13, di vedere quale sono lui. Il giudice di arrivo è quello che decide. Il segretario della giuria, che è quello che verbalizza, deve prendere verbale, deve scrivere nel momento in cui questo avviene, l'ordine di arrivo come viene enunciato, come viene declamato a voce alta dal giudice di arrivo nel momento in cui lo fa. Quindi viene certificato in questa maniera qua. Nessun altro può entrare in merito a questo dibattito dentro la giuria. Ecco. Ovviamente il giudice di arrivo, come tutti i giudici, può sbagliare. Ecco. E quindi ci sono i gradi di giudizio per poter decidere se il giudice di arrivo ha sbagliato o no. Questo qui vale per sé, per tutte le decisioni della giuria, ma non è inappellabile l'ordine di arrivo, è insindacabile la decisione del giudice di arrivo rispetto al contesto della discussione, del dibattito o delle scelte della giuria. Ecco Alberto, te tanti anni dentro la Lega Canottaggio, come dicevamo prima, tanti ruoli, hai visto tanti pagli, hai fatto quella domenica lì eri giornalista, perciò sei il paglio, l'esperto un po' in tutto. Hai mai visto, ti è mai capito a te un paglio che dopo un'ora si è data l'ufficialità e soprattutto un paglio avvincente, perché poi fino alla fine non si poteva immaginare chi poteva essere, soprattutto è servito rivedere le immagini con i due responsabili delle due borgate e il sindaco come garante. Cioè, ecco, allora, ti è mai capitato una cosa del genere? Sono capitate cose diverse, non c'è mai un paio uguale all'altro, quindi non esisterà mai una questione identica a quell'altra. Intanto si può dire due cose, perché anche qui si è fatta molta poca chiarezza su quello che è successo, molto dibattito e poca realtà. La Lega Canottaggio ha deciso in tempi rapidi, cioè la Lega Canottaggio
aveva idea di quello che ha visto e di quello che ha scelto. Nel momento in cui il presidente di Lega è andato alla postazione della giuria, che si trova in Acqua 1, quindi sul Mall Italia, la legge del Mall Italia, in quel momento il giudice arbitro e il giudice di arrivo avevano già chiaro e stabilito, io sono testimone perché l'ho vissuto in prima persona, ma come me tanti altri che erano in quel momento nelle posizioni chiave, cioè che hanno seguito la cosa da posizioni, diciamo così, vicine, ecco, loro avevano già deciso. Quindi non è vero che c'è stata una decisione che si è ragionata e si è intercorsa, non c'è stato dibattito, riunioni per decidere. No, no. La Lega Canottaggio ha deciso nel momento in cui il presidente di Lega si è recato sulla postazione della giuria, ha sentito quello che ha deciso il suo staff e lì hanno deciso. Il problema c'è stato nel momento in cui si doveva dare, per evitare comunque di avere ricorsi per la difficoltà della situazione, per la volontà della Lega di spiegare questa decisione difficile, perché comunque non è stato facile, alle borgate, si è deciso di illustrare in maniera inequivocabile alle borgate interessate quale fosse sia l'iter che ha portato la decisione, sia la decisione stessa. Ovviamente per fare questo è stato necessario far visionare e spiegare alle due borgate quali sono state le procedure e le scelte che hanno portato la Lega a quella decisione, che è stata immediata, diciamo nel tempo, non subito in pochi secondi, ma nel tempo in cui hanno rivisto le immagini per i fatti loro, hanno deciso e poi sono venuti fisicamente sul palco delle autorità e poi per comodità in una stanza che era quella dedicata all'antidoping, quindi a Largo Fiorillo, in cui hanno spiegato cosa avevano già deciso. Il tempo, diciamo, si è perso per evitare che vi fossero delle male interpretazioni o qualcuno non si sentisse tutelato. Siccome c'era qualcuno che non si sentiva tutelato, non c'era chiarezza su questa situazione, è intervenuto il garante del Parco, in questo caso il sindaco della Spezia, che ha partecipato a questi due momenti osservando e ascoltando la procedura della Lega, osservando e ascoltando come è stato illustrato alle borgate il procedimento, e quindi ha dato garanzia che gli è stata ampia informazione. Sulla base di questo poi le borgate possono tranquillamente fare tutti i processi di ricorso che intendono fare. Si è deciso, hanno deciso le borgate, perché era tardi e perché la condizione era particolare, di non fare un ricorso in gara, che poteva benissimo essere fatto, ma di rivedere con calma la situazione delle immagini, parliamo del canaletto in questo caso, ma vi era anche quello delle Grazie come discussione, hanno deciso di intervenire autonomamente dopo. Il canaletto ha deciso di fare un ricorso prima al giudice unico e quindi alla commissione d'appello, secondo quello che è previsto dal regolamento, e quindi hanno deciso di portare avanti quella che per loro è una tesi sostenuta nella loro ragione. Nessuno gli nega questa possibilità e così era previsto. Potevano anche fare ricorso a fine gara, giustamente non avrebbe cambiato molto perché i tempi erano quelli, però esiste la possibilità. Ovviamente l'importante è che la decisione della Lega Canottaggio nella sua autonomia è stata presa e illustrata alle borgate con la garanzia che tutto questo sia stato fatto nei modi, nei tempi e nelle opportunità e nelle possibilità della Lega Canottaggio, senza cose o senza decisioni prese fuori o esternamente all'ambito di Lega. E questa è la garanzia che è uscita fuori. Possiamo dire con sicurezza che ciò che è stato deciso è una decisione esclusiva, assolutamente esclusiva e autonoma della Lega Canottaggio, nella sua competenza e nella sua capacità di decidere. Grazie mille.